Eccomi qua, cari amici, torno sugli schemi di Atypical Movie per parlare di un film che mi ha brillantemente colpito. È appena uscito su Prime Video a fine febbraio, non è passato in nessun schermo, in nessun cinema qui in Italia ed è stato incredibilmente candidato a 5 premi Oscar, di cui ha vinto quello per sceneggiatura non originale. Parlo di American Fiction, un film godibilissimo, una commedia, un po' drama, un po' sul tema delle ingiustizie sociali, ma in realtà è un grande atto di provocazione nei confronti del politicamente corretto, che è questa ideologia così, diciamo, pregnante, che in qualche modo viene messa in discussione dal bravissimo autore Cord Jefferson, un autore che viene dal giornalismo, un autore che è stato, diciamo, anche molto bravo come sceneggiatore in alcuni seriali di successo, appunto, e che quindi nella sua opera prima esordisce con questa American Fiction, che è un film veramente che mi ha colpito, con uno straordinario Jeffrey Wright nella parte del protagonista, uno scrittore nero ma che non vuole essere assolutamente etichettato, perché lui è uno scrittore, il colore della pelle non conta per Jeffrey Wright, e questo fatto di essere etichettato veramente lo manda su tutte le furie. Addirittura quando va in libreria, negli scaffali di queste librerie, alla voce scrittori afroamericani, e lui compare nella parte più bassa dello scaffale in ultima fascia, e questo veramente lo manda fuori di testa, perché in cima a questa piramide di questi studi afroamericani c'è Sintara Golden, che è una scrittrice che appunto scrive quello che vogliono poi la maggior parte, diciamo, degli editor bianchi, che sono i magnati, quelli che possiedono tutte quante le case di produzione nel cinema, l'editoria, eccetera, e che vogliono in qualche modo fare della cultura nera afroamericana una bomba di stereotipi, luoghi comuni, quasi una pornografia della miseria, un po' come noi venivamo visti dagli americani durante il periodo del neorealismo, come appunto la rappresentazione del neorealismo, un popolo misero, problematico, e come anche lo stereotipo che l'America ha ancora nei confronti degli italiani, come dei mangia spaghetti, spaghetti e mandolino, la continua gesticolazione, il parlare sempre in maniera volgare, veloce, eccetera. Quindi insomma un film sugli stereotipi che mette a nudo un po' alcune ipocrisie dell'industria culturale americana, del politicamente corretto, e che ha uno straordinario Jeffrey Wright, un attore veramente incredibile, una parte molto difficile, perché il film è diviso come in due blocchi, in due parti. Da una parte c'è il dramma familiare di questo monk che è costretto, dopo essere stato allontanato dall'università perché, diciamo, non segue i canoni evoluti dalla ipersensibilità di quelli che sono i presidi di questa università, insomma altri professori che comunque seguono questa logica del politicamente corretto, quindi di una storia che deve essere edulcorata, che deve offrire tanta sensibilità agli studenti, e invece il nostro monk non ci sta. Viene quindi allontanato ed è costretto a ritornare in quello che è il suo mondo familiare, che è un mondo che lui un po' detesta, perché appena arrivato, approdato a Boston di nuovo in famiglia, gli muore prima la sorella, reincontra il fratello con cui c'è un rapporto molto difficile, un fratello gay, bravissimo l'interprete di cui non mi ricordo il nome, e poi c'è anche appunto la madre malata di Alzheimer, quindi tutta un insieme di difficoltà. E a questo punto, di fronte a questa difficoltà, una volta incontrato anche l'agente, il suo agente letterario, che gli comunica che non i suoi libri non riesce a venderli, ci sono delle grandi difficoltà, Monk a questo punto decide di veramente buttarsi nella mischia e scrivere il romanzo come tutti vorrebbero, assolutamente stereotipato, con storie del ghetto, storie di pistole, di neri che si sparano, di conflitti tra bande, eccetera. E addirittura questo
ci sono gli editori che sono assolutamente interessati, e c'è una scena bellissima in cui lui sta insieme al suo agente e hanno il telefono in mano, il vecchio telefono, e Monk finge di essere un autore nero che appunto scrive di realtà che lui ha veramente vissuto, perché lui è un ex detenuto e quindi parla con uno slang americano molto, molto cattivo, dei bassi fondi neri, eccetera. E a quel punto non voglio spoilerarli troppo, perché veramente il film va visto, questo è giusto un anticipo, perché è veramente molto interessante l'operazione che ha fatto Colin Jefferson. E quello che io penso, che alla fine l'ho sempre un po' sostenuto, che il politicamente corretto fosse una moda, come ci sono molte mode negli Stati Uniti, una moda poi ideologico-culturale tra virgolette, che avrebbe avuto qualche battuta d'arresto, perché comunque in America c'è sempre un ceto medio abbastanza equilibrato che, a cui questi eccessi da una parte e dall'altra, sinistra come a destra, non piacciono, e si spera che questi eccessi in qualche modo vengano ricalibrati verso un centro più moderato, perché insomma tutti noi amiamo i diritti civili, amiamo i diritti individuali, la possibilità dell'individuo di esprimersi, ma certe estremizzazioni portano poi dei problemi all'interno di una società che diventa praticamente ingestibile. E quindi, cari amici, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima recensione. Ciao!